a te e a tutti i ciurma e benvenuti da Giochirino in questo nuovissimo episodio su The Last of Us. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi è soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa ragazzi siamo ritornati su questo magnifico gioco. Dopo un anno praticamente da quando avevo interrotto la serie. Fortuna ha voluto insomma che mi rivenisse in mente di riprenderla, perché l'abbiamo già detto, è un gioco che merita assolutamente la serie. Qualcuno di voi penso ragazzi sia ancora confuso riguardo il fatto: ma giocherina, The Last of Us l'hai giocato, non l'hai giocato, non ho capito? Allora ragazzi lo ripeto per chiunque non l'avesse capito: io The Last of Us, quindi sarebbe a dire il primo, l'ho giocato sì, però considerate che l'ho giocato al lancio, cioè quando praticamente il gioco è uscito, e l'ho giocato una volta sola. Ergo sono passati talmente tanti anni che ovviamente grazie alla mia memoria meravigliosa ricordo poco e niente di questo gioco, quindi tanti dettagli eccetera eccetera ragazzi non li ricordo, quindi è come se effettivamente lo stessi giocando per la prima volta in effetti. E lo stesso per The Last of Us parte 2, l'ho giocato al lancio, quindi quando è uscito, e soltanto una volta, per cui quando deciderò ragazzi di portarlo sul canale, ovviamente questo me lo direte anche voi ragazzi se vorrete, quella serie sarà praticamente più o meno la stessa cosa ragazzi, come se non l'avessi giocato fondamentalmente. Quindi da quel punto di vista dovrebbe essere tutto chiaro. E quindi adesso, dopo essere riusciti a trovare Tommy, che insomma si è creato, è entrato a far parte insomma di un gruppo tutto suo, dove ha trovato anche la sua attuale moglie ovviamente, gli abbiamo chiesto il favore di occuparsi di Ellie. Lui inizialmente è stato un pochettino ragazzi un pochettino del tipo: guarda, non so cazzi mia, lasciamo in pace, non me rompe. Però poi ovviamente per il bene che vuole al fratello ragazzi ha deciso comunque di fare qualcosa per noi a riguardo. Problema che Ellie ovviamente da adolescente ribelle qual è, ha dovuto piancavallo e annarsene a quel paese, per cui ci eravamo lasciati proprio lì. E infatti ragazzi l'ultima volta ci siamo salutati qui, siamo a cavallo con Tommy, non ci resta che ovviamente andare a cercare la carissima Ellie che ci ha lasciato a piedi. Quindi cerchiamo di andare un po' più al galoppo, perché se no così non la raggiungeremo tipo mai più. Tommy ci fa da scorta. Non può essere andata lontano. La troveremo. Speriamo. Bastarda. Ci comporta spesso così. Non così. So cosa come non così, vabbè, Ellie comunque è sempre stata testarda, un po' ribelle in effetti, questo penso sia innegabile. Però deve essersela presa ragazzi abbastanza seriamente per qualche motivo. Alla fine Joel gli ha semplicemente detto: guarda, ne parliamo dopo. Fammi un attimo parlare coi grandi, ne parliamo dopo. No, lei si è offesa, però non ci sarà qualche altro motivo probabilmente. Se non è andata di qui, dove diavolo sarà andata? Allora, queste strade sono troppo ripide per essere seguite. Per cui magari si è addentrata di qua nel bosco. È probabile, sembra l'unica strada. Ok. Wow, ragazzi. Ellie, che ti è venuto in mente? Io non ho fiuto da esploratrice, però in questo caso era abbastanza evidente che fosse così. Quindi, ok. Cosa? Lì, altre impronte. Ok, bene. Aspetta, lì dove? Dove è indicato, Joel? Continuiamo a scendere. È indicato un punto a caso, tipo. Sì, sì, le vedo comunque. Oddio, forse me le sto immaginando, non lo so. Fatto sta che continuiamo di qua, ragazzi. Deve essere per forza passata di qua. Non credo ci fossero molte altre alternative. Hey, wow, 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 wow! Oh, wow, 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 wow! Che minchia sta succedendo? Non ti vedi? Cazzo, sono troppi. E te pareva, ma perché ci dovete sempre rompere i maroni? Vai in giro, ti copro. Tesoro mio, con tutta la buona volontà. E mo sta di, ma gli spari o non gli spari a questo? Io gli spari. Ammazza, questo è Superman. Mamma mia, è mortale, Dio santissimo. Mi posso fare Robin Hood incredibile con l'arco? Non l'ho colpito, ovviamente. Come sempre, ragazzi, cerco
Oddio! Non vi azzardate a lanciare molotov, eh? Non vi azzardate. Mamma mia, te faccio scoppiare la testa, Dio santissimo. È furtivo. Oh, e via un'altra testa. Su, su. Chi altro si vuol far saltare la testa? Vieni fuori, bello, che è una pallottola pure per te. Forse è coraggio. Dai, fai capolino. Dai, sto aspettando solo te. Ah, merda. E via fuori. Va bene, io vado, eh. Cioè, che cavolo, devo stare... Oddio, devo stare a aspettare a voi. Ok, allora, sta pistola, ragazzi, è tipo formidabile. Quindi vediamo... Ok, colpi, perfetto. Vediamo di fare il giro, facciamo attenzione a non farci vedere. Oh, eccolo là. Ah, bello! E salta un'altra testa. Che bello, che bello, che bello. Non dovremmo sprecare troppe munizioni, quindi vediamo di... Oddio. Ovviamente mi doveva capitare quello che... Ah, lo prendo ammazzate, guarda, e faccio prima. Oh, chi è che mi sta sparando? Chi è che sta usando spararmi alle spalle? Come vi permettete? Ma sapete con chi avete a che fare? Vi ricordate, ragazzi, come avevo soprannominato Joel? Joel Mani de Ferro. È una cosa bellissima questa. Eccolo là. Ma io... Sì, lo vedo, Tommy. Però stai fermo, mi stai a mettere nervosissima. Ho quasi. Oddio, mi è quasi andata di culo per un headshot, ragazzi. Eh sì, domani. Mannaggia la pupazza. Dove è andato? Guarda, vengo a prenderti. Ah, sto per morire. Mannaggia bubba, mannaggia, curiamoci. Ho rischiato troppo, lo ammetto. È stata una mossa troppo azzardata. Guardata, comunque vediamo un attimo di avanzare, perché se no qua c'è altro che ci serve. Frecce al massimo. Me posso creare qualcosa? Allora, quello che mi è stato detto è che quando c'è la chiave inglese là sotto, significa che c'è la possibilità appunto di crearsi qualcosa. E dire, ragazzi, visto che ci siamo, di crearci appunto un altro medikit. Quindi adesso le bende le posso prendere. E anche l'alcol. Dobbiamo avanzare, ragazzi, perché noi possiamo restare bloccati qua in eterno, eh. Dove sono gli altri fenomeni? Ok, vediamo di prenderli da vicino, regà. Metto il fucile a pompazza. Ce ne deve stare un altro qua. Regà, sono resistenti sti bastardi. Ok, adesso gli è esplosa la testa. Bello. Era ora. Mamma mia, solo questo mi ha fatto usare 3 colpi del pompa. Mannaggia la miseria. Va bene. Quindi ci tocca proseguire a piedi. Niente, regà, i cavalli ci hanno detto addios. Ma di qua non posso andare. E dove mi tocca andare? Vediamo un po', regà, che magari mi sta a sfuggire qualche dettaglio, come al solito. Allora, noi siamo arrivati comunque da qua. Che dobbiamo fare? Torniamo ai cavalli. Ah, ok, perfetto. Allora i cavalli non ci hanno detto addios. Eccoci qua. Bene, bene, bene. E che giustamente, regà, se so cagati sotto. Ma che cazzo fa Joel sul furgoncino? Va bene, aspettami, Tommy. Forza. Bello, andiamo bello, dai. Mamma mia, abbiamo perso fin troppo tempo appresso a sti imbecilli. Sì, Tommy, però indirizzalo bene sto povero cavallo, che lo fai sbattare al muro. Ecco le impronte, vedete? Impronte di zoccoli di cavallo che ha rubato Ellie. Le tracce vanno da questa parte. Animaccia sua. Dobbiamo sperare e pregare veramente non l'abbiano presa, perché potrebbe essere un bel problema per l'umanità. Raga, sta colonna sonora. Mamma mia, sempre i brividi. Stupenda anche la colonna sonora di sto gioco, raga. Cioè, non c'è niente in questo gioco che non funzioni, secondo me. E quando sento ste musiche, a me mi si gonfia il cuore. Intanto però vediamo di andare. Guarda, vicino al ranch. Quello è il nostro cavallo, lei deve essere qui. Oh, what the fuck? Forza, bello, dai. Ellie, che minchia ci Zona fai sembra dentro? Tranquilla. Sembra. Che minchia ci fai dentro sta casa? Ok. Vediamo. Mi puzza tanto di merda, attenzione. Sta cosa, però.
Ellie. Pensa che bella casa. Cioè, se ho tempi d'oro, è stata uno spettacolo questa casa, ragazzi. Ellie. Oh, Gesù Cristo. Mamma mia. E niente, raga, Joel che... Mi sa proprio di sì. Piastrina delle luci. Eccolo qua. E mi sa proprio di sì, Tommy. Dacci un attimo e la gonfio di botte e torno, eh. Vado su. Anzi, no, prima di andare su, guardo giù. Vediamo. Ecco, a parte i ratti, c'è qualcosa di buono, di utile. Cibo in scatola. Ci ha restituito un po' di vita. Munizioni per questa pistola al massimo. Facciamo una roba. Io ne ricarico un altro paio, quindi... Posso prenderle, perfetto. Ottima trovata. E qua abbiamo forbici e alcol. E queste al massimo, bende. Però a sto punto direi di crearci un altro kit medico, ragazzi. Perché no? Comunque la scorta serve. E le bende me le piglio. Quindi, credo di aver controllato tutto qua sotto. Quindi andiamo al piano di sopra e andiamo ad affrontare Ellie. Vediamo cosa ha da dire. Ellie, sei qua? Sembrerebbe Ellie no. Piacerebbe. Oh, un fumetto. È lui che se ne ricorda. Quanto è tenero, ragazzi. Pure Joel comunque si è tanto affezionato a lei, eh. Questo è innegabile. Un'altra camera. Ellie, dov'è? Intanto mi pio sta cosa. E quest'altra cosa. E quest'altra cosa. Fantastico, con questo trono così tante risorse. Ellie, ma dove cazzarola te sei ficcata? Mannaggia santa. Sei arcesso? Ah no, mi sei manca arcesso. Prendiamo tutto. E ne manco qua. Ok, deve essere in una di queste due camere, per forza di cose. Ellie, è un altro bagno. Madonna santa, ma quanti bagni c'ha sta casa, raga? È incredibile. Deve essere per forza qua. Oh, ok. Si preoccupavano solo di questo. Ragazzi, film. Scegliere quale maglietta abbinare a una gonna. È pizzarro. Alzati, andiamo su. E se dicessi di no? Ti rendi conto di quanto valga la tua vita? Scappare in quel modo, metterti in pericolo, sono gesti stupidi. Beh, allora direi che la delusione è reciproca. Che cosa vuoi da me? Ammetti che è dall'inizio che cerchi di sbarazzarti di me. Ah, ecco perché c'è rimasta male. Tommy conosce questa zona. Vaffanculo. Meglio. Senti, mi dispiace, mi fido più di lui che di me stesso. Basta con queste stronzate. Cos'è che ti preoccupa tanto? Che faccia la stessa fine di Sam? Non possono infettarmi. So badare a me stessa. Quante volte ce l'abbiamo fatta per miracolo? Beh, finora ce la siamo cavata bene, no? E ora te la caverei anche meglio, con Tommy. Io non sono lei, sai? Cosa? Maria mi ha parlato di Sara. Ellie. E io... Stai scherzando col fuoco. Attenta a quello che dici. Mi spiace per tua figlia, Joel. Ma anch'io ho perso qualcuno. Tu non hai idea di ciò che significhi. Tutti quelli a cui volevo bene sono morti o mi hanno lasciata. Tutti! Tranne te, cazzo! E non dirmi che sarei più al sicuro con qualcun altro, perché la verità è che avrei solo più paura. Hai ragione. Tu non sei mia figlia. E io non sono tuo padre. E ognuno andrà per la sua strada. State pronti, non siamo soli. Due stanno entrando. Dentro ce ne sono altri. Che palle, regà. Ecco perché lei se l'era presa. Ovviamente era un motivo molto più serio di quello che pensassi. Se l'era presa perché anche Joel, appunto, ha pensato di smollarla a qualcun altro. E in lui lei forse ha visto la prima persona a cui è interessato qualcosina di lei, probabilmente. E quindi ricevere anche questo ennesimo abbandono da parte sua le fa male.
ovviamente. Non riesce a capacitarsi del fatto che anche l'ennesima persona decida di lasciarla. Però lui, evidentemente, ragazzi, avendo sofferto infinitamente per sua figlia e rivedendo forse in Ellie sua figlia, non vuole rischiare di affezionarsi troppo per poi rischiare di perderla. Probabilmente, forse inconsciamente il motivo è questo. Lui consciamente parla tipo egoisticamente, no? Del tipo, io non sono tuo padre, di me, cioè fondamentalmente di te non me ne frega niente. Ma non è così. Va bene, allora è arrivato il momento di ragazzi cominciare a far fuori sta gentaglia. Allora, non so se è lì. Ok, diciamo di sì, d'accordo, continua a restare bloccata, accidentaccia, lì, muoviti da lì. Come non detto, vabbè, resta lì. Lo posso ammazzare silenziosamente? Oddio, sta entrando qua. Oh cazzo, lo diciamo noi. Perché ci dovete sempre rompere i maroni? Ho sprecato due colpi. Porca vacca, ecco, ci hanno sentito. Pure questa, regà, efficacissima. Che top. Allora, questo non lo prendo, ovviamente. Per ora abbiamo ancora la mazza de ferro e... non ci sono doppi sensi, ma abbiamo ancora la spranga di ferro, ragazzi. Ancora in buono stato. Resta qui. Fa attenzione. Oddio. Pure. Ma che simpatici qui che sparano pure il fumogeno. Io mi sono scordata, raga. Oddio. Come. Oh, cazzo. Come fare il senso de ragno per sentire dove stanno. Mannaggia, non mi ricordo che tasto devo premere. Porca miseria. Aspetta però, io posso... Madonna mia, come è volato. Allora, io potrei usare anche queste. Però adesso mi sa che faccio prima così. Oddio. Il corazzato. Errore mio, ragazzi, terrificante, oserei dire, ma errore mio, mi dovete scusare. Io voglio vedere se sto bastardo in qualche modo lo posso uccidere silenziosamente. Anche se sappiamo tutti benissimo, ragazzi, che lo stealth non fa per me. Vero che lo sappiamo? Oh, certo. E cazzo, Joel. Ok, afferrala un po', strangolalo un po'. Ah, ecco qua, sta arrivando l'altro zio. Appena poi, vedete, raga, poi cosa succede? Che quando cerco di fare poi stealth va tutto a puttane. Quindi ciao, bello. Ecco fatto, direttamente. Va bene. Ecco. Bello, è bellissimo come volano, ragazzi. È stupendo. La ricarichiamo prima che venga ad inchiappettarci qualcuno. Lo so che c'è qualcun altro lì. Niente, devo andare un attimo istinto, ragazzi. E questo? Perché è qua? Così, accasciato sulla cucina. Perché? Vabbè, a parte tutto, prendiamo sta roba. E non ci dovrebbe essere più niente. Ok, ho sentito qualcuno fare. Non mancava. Cazzius. Ok, allora per un nanosecondo è uscito il tasto afferra, ragazzi. Okay. Però la casa è vuota. Ok, perfetto. È andata bene. Torniamo ai cavalli. Ne andiamo, Ellie, da non fare storie. Lo so che è terribile quello che ti ha detto Joel. Io lo capisco, lo comprendo. Ma dobbiamo andare. Via libera. Poi le cose devono procedere. Vuoi una mano? Ce la faccio. Che amarezza. Forse qualche pensiero Joel se lo sta facendo venire. Piano, piano.
Eccola là. I bimbi stanno a casa stasera. Dov'è quel laboratorio? È lontano da qui, Università del Colorado dell'Est. Forza, Big Horns. Ellie, scendi da cavallo. Dallo indietro a Tommy. Continueremo solo con lui, se per te va bene. Dai, non farmi ripetere le cose. Che stai facendo? Tua moglie mi fa un po' paura. Non voglio che ti dia la caccia. Scusa se ho rubato il tuo cavallo. Dai, torna in città, parliamone almeno. Mi conosci? Non cambia idea quasi mai. Università del Colorado dell'Est. Dove trovo il laboratorio? Edificio di scienze. Sembra uno specchio gigante, non puoi sbagliare. Abbi cura di tua moglie. C'è posto per te qui, lo sai. Tutto ok? Tutto ok. Addio, fratellino. Forza. Lo sapevo, ragazzi. La palla passa all'altra squadra? Sì, si chiama turnover. E se copri 10 yard, allora torni al primo down? Esatto, al primo down. Cavoli, che casino. Basta giocare un paio di volte, poi tutto ha senso. Lo sapevo, ragazzi, perché Joel fa tanto il duro, ma è quel tipo di persona che ha un cuore immenso. E quindi non gli bastava il cuore di abbandonarla dopo quello che, no? Che gli ha detto, ovviamente. Quindi ci siamo? Università del bla bla bla? Dovremmo esserci, quindi. Ok, nessuno di questi edifici sembra uno specchio. Andiamo nella zona centrale. Da lì vedremo il resto del campus. Ah sì? Andiamo di qua e dovremo avere una visione un po' più chiara, insomma, della situazione, più o meno. Allora, di qua non posso passare o il cavallo ce la fa saltare? È stato okay. Divertente. Che cosa? Il saltino? Andiamo avanti, ragazzi, vediamo un attimino. Minchia, sto posto, raga, sembra veramente una città, porca vacca. Oh, ehi, laggiù. Eccolo là. È quello? Sembra uno specchio gigante. Quindi probabilmente è proprio lui. Ma di qua non si passa. Però forse di qua sì. Ma dobbiamo lasciare il cavallo? Non mi dite. Uffa, non lo voglio lasciare. Vabbè, comunque possiamo quanti passare. Quanti pensi che ce ne siano? Di luce intendo. Ci vuole una bella squadra per un'operazione così. Credi che ci saranno i miei coetanei? Non lo so. E chi lo sa. Comunque possiamo passare col cavallo anche qua dentro. Ok, saremmo dovuti scendere lo stesso per aprire qua. Quindi... Oh, 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 che succede? Che sembra c'è? Resta col cavallo, vado a controllare. Ecco qua. Sì, non voglio che scappi via. Torno subito. Ovviamente me ne devo preoccupare io, che palle. Allora, i suoni, ragazzi, non sembrano per niente amichevoli. Oh, questo coso è stato sistemato alla buona. Lo voglio assolutamente. E va, ragazzi, si va anche di lanciafiamme. Bello, bello, bello. Mi piace, mi piace, mi piace proprio. Prendiamo gli ingranaggini. E qua posso aprire? Però farò un casino. Ah, è secco. È un casino niente, raga, non è carico, quindi dovremo cercare una... Cerco di riattivare la corrente. Un generatore. Lanciafiamme lo teniamo per un'altra occasione. Mettiamo un attimino, ragazzi, sto a fare. Oddio, ci tocca andare per forza al piano di sopra. Quindi facciamo piano. Anzi, fammi prima ricaricare, va. Che sarebbe messa proprio meglio prima ricaricare. Allora, non so se il cavo della corrente, esatto, passa di qua. Ovviamente il runner è qua. Non so se posso entrare tranquillamente qua senza che qualcuno se ne accorga. Sarebbe un guaio se qualcuno se ne accorgesse. Ok, cerchiamo di fare piano, anche se ovviamente ci vedranno. Ma mi sarebbe sembrato strano il contrario.
sono! Ah! Porca miseria! Oh, via, 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 via. Non mi tocca, non mi tocca! Non mi tocca! Ah! Oh, regà, regà, regà! Mi stanno a riempire le pizze! Muovite, Dio santo! Minchia, muovete un poco, porco due! Spara, spara! L'ho mancato! A posto. Mamma mia! Sempre complicate queste situazioni di merda! Ok, ah, se ci siamo, raga, creiamoci un altro medikit. D'accordo, allora c'è altro di utile qua intorno. Prima di accendere il generatore, vediamo se c'è qualche altra roba che ci può servire. Che è sempre bene. Ehi, stavo pensando. Davvero? Sì. Immagina essere lassù tutto solo. Sarà pensato tanto. Allora, riaccendiamo sto benedetto coso, sempre se avrà voglia di avviarsi, ovviamente. Ah, ma merda! Ho capito, Joel, con calma, pensavo servisse il tasto X. E ok! Yuppie! Questo attirerà altri mostri? Non sbaglio. Qui c'è già Ellie che ci aspetta. Ok, quindi apriamo sto benedetto cancello. Cosa avresti voluto fare? Beh, quando ero bambino volevo fare il cantante. Ma smettila. Sul serio? Canta qualcosa. No. Avanti, non rido. Non ci credo. Joel, per favore. Niente. Oh, che tenerezza, che tenerezza. Ma è di qua che devo andare, sì. Forse è proprio quell'edificio là. Okay. Wow, quelle sono scimmie? Sì, un sacco di scimmie. Oh, che carine. E vanno all'arrembaggio. Ormai, ragazzi, la natura si è ripresa quello che l'essere umano le aveva tolto. Ovviamente, quindi continuiamo a dirigerci verso il palazzo che sembra Ehi, uno guarda. Specchio. Luci. Ah, su, forza. Qua è tutto bloccato. Dovremmo trovare un'altra forza. Strada. Joel, guarda. Che c'è? Ah, altri simboli delle luci. Cazzo, pure qua già è bloccato. Proviamo la porta. Fermo, Callus. Callus. Razza di nome è Callus, poi. Non è colpa mia se non hai chiesto il suo nome a Tommy. Callus. Ovviamente non funziona. Eccolo lì. Lo so. Vediamo di passare da un'altra parte. Lo so, tesoro. Infatti dobbiamo passare di qua, mi sa. Anche se non so quanto sia positiva questa cosa. In ogni caso, cerchiamo sempre tutto l'equipaggiamento che serve. Ecco qua la mappa del campus, ragazzi. E ho un brutto presentimento per sto posto. Non vorrei dire, ma non mi piace. Vabbè, magari non c'è nessuno. Non ci deve per forza essere qualcuno, no? Non per forza. Assolutamente. Qua c'è qualcosa di utile. Alcol. Non vedo una ceppa. Di qua. Cassetto. Ok, le forbici sono al massimo. Altro cassetto. Perfetto, diario di uno studente. Ho trovato altre scatolette di cibo nelle cucine, ma non dureranno. Ho toccato un gruppo di quegli affari che correva qua e là. Qualcuno dovrà andare in città per fare provviste. Probabilmente toccherà a me, ovviamente. Chissà è stata l'ultima per quanto cosa sono stati nascosti. Che ha scritto. Mannaggia, mannaggia, regà. Quindi ovviamente ci sono persone che sono rimaste anche bloccate, perlomeno. Nessuno ha dato loro una mano. Sono situazioni brutte, ragazzi. Di qua sempre non c'è niente. Oh cazzo. Mettitela la maschera, Joel, per carità di Dio. C'è altro? Sembrerebbe di no. Oddio. Come procedo da qua? Ah, oh, ce la cade per forza. E te pareva. Che bello.
I clicker mi sa che non posso ucciderli silenziosamente, vero? Mi sa proprio di no. Oddio, che ansia, regà, che ansia di vivere. Allora, questi non mi vedono, ma ovviamente mi sentono. Io mo dovrei solo capire da dove cazzo devo uscire. Proviamo a lanciarla lontano di là. Così che possiamo passare un attimo di qua. Oh, cavolacci! Ci sta pure quello gigante, regà. Minchia, vedo fuoco a tutti, porca miseria. Madonna, che rumore brutto che fa! E che stavolta vorrei seriamente evitare lo scontro perché sono così tanti, ragazzi. Dio, vattene, vattene, non ti accorgere di me, ti prego. Vai via. Che sono veramente troppi, ragazzi. Cioè, non penso di... Oddio. Ma venite qua, devi venire, mannaggia la miseria. Non li posso affrontare tutti, ragazzi. No, non ci posso credere. Si sono accorti tutti di me, mannaggia santa! I colpi, i colpi, i colpi! Mannaggia, prendete fuoco. Oddio, prendete tutti fuoco. Ah! Oh cazzo, via. Niente, regà, lo stealth non fa per me. È bloccata. Muoviti, Jen! Che palle immense. E raga, ci provo a fare lo stealth. Ci provo con tutta me stessa, ma c'è veramente niente da fare. Proviamo a rifare il giro, ma non sono tanto fiduciosa, ragazzi, riguardo questa situazione di merda, eh. Se vogliamo dirla tutta. Che brutta situazione, che brutta situazione. Ecco qua, il grossone doveva stare qua. Oddio, non mi dica che sta arriva l'altro. Raga, non ce la posso fare. Qualcuno di voi mi deve suggerire come utilizzare il senso di ragno, raga, perché non mi ricordo come farlo e non riesco a tenerli sott'occhio. Vattene, 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 vattene. Ok, vediamo di approfittare. Speriamo davvero che nessuno si accorga di noi, ma comunque dovremmo fare rumore, mi sa. Dovremmo fare rumore. Quindi ti prego di muoverti. Muoviti, muoviti, muoviti. Raga, mi è andata di un culo. Pena volta. Ma di un culo. Mamma mia, che ansia di vivere. Veramente che ansia. Allora, sta zona di sopra dovrebbe essere un attimino più tranquilla. Quindi continuiamo a guardare dappertutto. Tra l'altro, forse adesso, esatto, ragazzi, ho giusto 100 pillole per aumentare la salute massima. Quindi direi ovviamente di usarle. È una notizia bellissima anche questa, perché aumentarci la salute massima è una cosa stra positiva. Quindi raccogliamo tutto e vediamo un attimino cosa devo fare. Allora, possiamo uscire di qua. Altri infetti, sto bene. Apri il cancello. Sì, tesoro, mi dai un attimo per riprendermi. Tu non sai cosa ho passato. Mamma mia, mi mette pure la furia. Oh, io sono essere umano come tutti, eh. Cioè, che devo fare con questa cosa? Aspetta un attimo. Ah, lo devo attaccare qua. Ok, chiaro, chiaro, chiaro. Va bene, va bene, va bene, va bene. Adesso possiamo attaccare. Fantastico. Perfetto. Adesso dovrebbe andare. E uno. E due. E tre. Brum. Dobbiamo il cancello. Vai. Meno un pulsante puoi premerlo, no? Ce l'hai fatta. Sì. Dai, passa. Ho vissuto le pene dell'inferno, ma ce l'ho fatta. Sì, sì, ce l'ho fatta. Ok. Vedi che quei clicker fossero luci? No. No, non credo.
Perché tengono gli infetti vicino al laboratorio? Bill li usava come difesa, forse loro fanno lo stesso. Sì, lo vedo. Potrebbe essere. Allora, andiamo di qua, ragazzi. L'edificio non dovrebbe essere troppo lontano, infatti, eccolo qua. Niente guardie, niente di niente. Beh, strano, sì, è strano, infatti. Mi aspettavo di vedere qualcuno. Aspetta, fammi scendere un attimo, perché qua vedo. Vedo dei materiali, però ci possiamo creare. Non posso farmi altri medikit. Dai, un'altra bomba qua chiudata, quello che è. Prendiamo tutto e andiamo. In effetti è strano che non ci sia nessuno, eh. È proprio strano. Allora, qua è tutto barricato, quindi vedo, la vedo dura entrare da qua. Immagino che dovremmo fare un giro lungo a rompere il genere. Guarda laggiù. Sì, sembra una via d'accesso. Eh sì. Ma aprire sto cancello? Si aprirà? No, c'è una catena che si apre. Niente. È arrugginita e bloccata. Dobbiamo trovare un'altra entrata. Che culo. Potremmo passarci su. Come? Tirati indietro. Minchia, come glielo dice male, regà Joel. Allora, qua c'è un cassonetto. Ah, non so se potremo usarlo. Fatto sta che un altro modo per passare lo dovremo trovare, ragazzi. Sì. Allora, qua sopra mi sa che quel cavallo non mi ci fa venire, a meno che Ellie non riesca a passare comunque. Ma probabilmente l'accesso sarà di qua. Questa porta possiamo aprirla? No, come non detto. Forse devo usare questo affare per passare comunque dal cancello. Vediamo un attimino, perché in effetti filo spinato o roba del genere là sopra non ce ne sono, quindi potrà essere facile passare. Ecco fatto. Non bisogna passarci non su. Non era quello che avevo in mente, ma perché bene. Sei scesa dal cavallo? Chi ti ha detto di scendere? Ci sei stata sopra fino ad ora. Quindi dove diavolo vai, Ellie? Ellie, non t'allontanare, Dio santissimo. Chi ti dice di andartene? Vieni su. Oh, dai. No? Non vuole salire. Va bene, perché forse mi sa, raga, che da questo momento in poi dovremmo dire ciao ciao al cavallino. Probabilmente ci servirà comunque st'affare per salire sopra quel camion, suppongo. Quindi mi sa che dovremmo dire ciao ciao a Callus, ragazzi. Per quanto sia triste la cosa. Rimolliamo tutto qua. Saliamoci su. E esattamente, ragazzi, si può entrare da qua. Ciao Callus. Grazie per la tua collaborazione. Ok, siamo dentro. Dammi la mano, piccola. Oh. Fatta. Ok, grazie. Diamo un'occhiata. Perfetto, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Allora, il mio obiettivo per questo video era appunto riuscire comunque a raggiungere questo benedetto palazzo universitario. Quindi adesso non ci resterà che vedere dov'è sto laboratorio, nel senso le luci dove stanno, perché qua non sembra, ragazzi, veramente non esserci l'ombra di nessuno. Quindi probabilmente sarà successo qualcosa, chi lo sa, lo scopriremo solo giocando. Come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. E un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!